Una scarpa per correre velocemente, un aereo da prendere assolutamente per non mancare alla festa del figlio, un arrivo con il sorriso, un gioco durato tutto il weekend. Questo è il racconto di Cosimo alla maratona di Barcellona, ma come al solito per capirlo partiamo dall'inizio. Buongiorno ragazzi, pronti per la prossima avventura? Questa volta il vostro piccolo runner approda in Spagna, Barcellona! Appena atterrato, andiamo subito alla ricerca del treno. Ovviamente Massi sa che io mi perdo facilmente, mi ha mandato tutte le indicazioni, quindi lo sono dimenticato, vabbè ce l'ho scritto. Il treno R2N, direzione Barcellona ovviamente. Allora ragazzi, è facilissimo, se ci sono riuscito io. Basta andare dall'aeroporto al Terminal 2, si prende questa specie di treno, alla fine un treno, vero e proprio, costa pure poco, 4,90 euro, e si arriva dritti dritti alla partenza, dopo quattro fermate, alla partenza della maratona. Quindi, veramente stupendo, approvato. Buongiorno ragazzi, sono completamente imbarcato. Mamma mia, uno, che freddo, due, sta piovendo, non so la fortuna, ma in questo momento sto andando all'Expo, sono le 10, Massi è andato a fare l'attivazione, mi ha chiesto vuoi venire, ho preferito fare l'attivazione al bar, anche perché mi sono portato solo un pantaloncino e una maglietta, se mi bagno già oggi è finita per domani. Poi c'è una grande novità ragazzi, attenzione, attenzione, non vi ho detto che io sono in pericolo con il volo, in che senso? Che se non finisco entro le 4 ore, anche un po' prima, rischio di perdere il volo, quindi ragazzi dovete fare il tifo è esagerato. Riuscirà Cosimo Run a prendere il volo per Bari? Lo scopriremo. Ragazzi, sono arrivato all'Expo, e location veramente bella. Ciao Cosimo, tutto bene? Tutto bene, Massima, da oggi che sto cambiando con questa borsa. Ma cosa ci hai messo dentro? Madonna mia! Cosimo, allora andiamo a Lanzarote o no? Allora ragazzi, ho appena vinto il cappello e mi stanno costringendo tra virgolette a girare la ruota e eventualmente vincere l'iscrizione alla gara di Lanzarote, che non so se è una mezza, una maratona, 10 km. Che faccio? Ci provo? Cosimo, ma c'è una fila pazzesca che boh, non so se vogliamo aspettare un'ora prima di provarci. Ma piccola Massi, che facciamo? Dopo un'ora di attesa sei pronto? Sono pronto, l'unico problema è che sono finiti tutti i dorsali ragazzi. Mi mancherà se vincere qualcosa, almeno una maglietta, non lo so. Vedremo ragazzi, dai, uno, due e tre. No, manco qua ragazzi. Come se hace una ora aspettando. Y vendido. Ragazzi, bisogna andare a Lanzarote, ragazzi. Dobbiamo solamente, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ci sono tantissime gare. C'è l'Ironman, c'è la gara del vulcano, la gara in notturna, da 10 km. Cosa c'è pure? 4 días de running. 4 giorni di corsa, ragazzi. Di corsa. Dal 24 al 27 novembre. Ma pensiamoci. Aspettiamo. Cosimo, sei pronto? Sono prontissimo. Ragazzi, questo è un gioco difficilissimo. Però bisogna farlo, altrimenti che fine a fare a Barcellona solo per la maratona? Devi anche saper vincere su questi giorni. Però non so se l'hai notato, se vinci poi dopo devi fare l'UTMB. Ma quelli sono dettagli, sono. Questo è difficile, no?
Ok? No, frio portolino. Sei pronto? Sono prontissimo. Cosimo, dobbiamo vincere qualcosa. Abbiamo perso già due volte su tre. Ragazzi, io non lo so. Sono sfortunato con Barcellona. Ho girato tante di quelle ruote. Proviamo con questa, vediamo se finalmente riusciamo a vincere qualcosa. Altrimenti mi tocca domani correre 42 km. In 2 ore e un quarto, così non c'è bisogno di girare. Sei pronto, Fabio? Con questa musica profonda sono casato! Portuguesa? De dove vieni? Italiano! Benvenuto! Come on! Vado, ragazzi! Vai! Obiettivo! Super voce! Super! No, lo faccio io adesso. Vai, passi, facci scuole. Questo mio amico viene di Milano, Barcellona, c'è sorteo, posso venire a vino conmigo? Yes, vengo, a vino. Vamos, super voce. Come on. Super voce! Lo so, grandi, sono il nostro amico Super voce! E come buona! Lo so, grandi! Ottimo, sono sempre più fortunato, però! Siamo pronti per il ritiro pettorale. Ci siamo divertiti tantissimo all'Expo, adesso è arrivato il momento di ritirare il pettorale. Vediamo un attimo qual è il numero del pettorale. 16.626. Me ne approfitto qua. Hola! Ciao! Cosimo, allora ce lo facciamo questo massaggio oppure no? Ma è normale, cioè tu ti sei fatto bene il massaggio con le mani. Io adesso voglio provare se ci riesco, dipende da loro. Questi boots si chiamano così, ma sì. Sì, si chiamano così. Sì, sono spettacolari. Con la compressione ti fanno un bel massaggio e ti aiutano a togliere le tossine. Questo è il principio. Poi, ovviamente, non sono un dottore, non sono. Allora, alzo le mani. Cosimo, sei pronto? Sono prontissimo per l'activation. Questa è l'activation. La mia activation preferita, ragazzi. Ne vale la pena? Tra 10 minuti. Lo sapremo tra 10 minuti, sì. Come Cenerentola? Come Cenerentola sto provando la scarpetta, ragazzi. Qui c'è la morte totale del runner, perché con Massi abbiamo trovato un bello you can eat dove si mangia tutto e di più. Soprattutto anche la paella, quindi ragazzi, adesso mi faccio tondo a tondo e faccio carico per domani. Massi pure sta al tavolo, non ve lo faccio vedere, ma sta mangiando tanto. Attenzione, a dopo. Siamo pronti, quella è la partenza, io sto andando in griglia. Madonna mia, ieri pioggia, tanta pioggia, oggi c'è il sole. Però va freddo, vediamo un po' se riesco a inserirmi nella griglia. Un casino, esagerato.
Non riuscirò mai a entrare. Ci stiamo muovendo verso la partenza, piano piano, senza fretta. Abbiamo 42 chilometri. Dai ragazzi. Appena superati i 5 km, 5-5 ragazzi. Per adesso tutto bene. Voglio solo ricordarmi che devo i miei due obiettivi: uno, quello di arrivare col sorriso; due, arrivare entro le 4 ore, altrimenti perdo l'aereo. Quindi vediamo un po'. A dopo. Ciao! Ma sì. Vedete che bella compagnia che c'ho? Poi voi dite che non mi hai questicato! Anche io! Niente! Ciao caro! Ci siamo al 10° chilometro! Andi. Ok, per adesso tutto tranquillo, non possiamo dare nessun tipo di pronostico perché lo sappiamo che questo è solo il riscaldamento. A dopo! Fantastico! Qui siamo al 15° chilometro. Al 24° chilometro, e per adesso diciamo più o meno bene. Certamente sto avendo un po' di stanchezza dovuta al fatto che mi si è già ghiacciato lo stomaco, non so perché. Forse ho bevuto un po' d'acqua ghiacciata, ma non si molla. Andiamo. 39° chilometro, sto prendendo un po' di fiato, ma sono completamente morto. Dai, ce la posso fare. Ok, da. Manca pochissimo! Bravo! 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 Sì, arrivo! Spettacolare! Guardate qua! Mamma mia ragazzi, che bello di campare! È arrivato il momento! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Adesso ricorsa sempre a prendere l'aereo! Vamos!